Bentornati e bentrovati a Storia, il programma che ogni giorno cerca di comprendere sempre di più la storia dell'Occidente per comprendere di più la nostra storia. Il mondo greco ci è abituato a delle verità importanti, sconcertanti. Lo abbiamo visto raccontando l'Odissea, dell'Odissea, l'abbiamo Lo visto anche raccontando la storia del mondo greco, la prima storia del mondo greco con le grandi colonizzazioni e le grandi migrazioni. Ma il grosso, la parte fondamentale che è destinata a incidere sull'Occidente è la religiosità dei greci. La religiosità dei greci è fondamentale perché attraverso la religiosità loro in qualche modo acquisiscono un'unità culturale. Dovete pensare che i greci erano tutti sparsi, divisi in mille città e l'unica cosa che avevano in comune erano la lingua e la religione. La lingua che era la lingua greca, presa in qualche modo in prestito dall'alfabeto fenicio, e la religione era la religione greca, una religione olimpica che aveva la sua, la sua sede sul Monte Olimpo, negli dèi che risiedevano sul monte Olimpo, questo monte della Tessaglia che si narrava appunto fosse la residenza degli dei e al di sopra degli dei però c'era qualcosa di ancora più imponderabile e imprescrutabile: il caso, il fato, la ticche, la sorte, la fortuna. Ecco questa ticche misteriosa che sovrintendeva il destino umano, gli uomini cercavano di esplorarla, di comprenderla attraverso i santuari. I santuari erano dei luoghi che non appartenevano a nessuno, quindi liberi da tutto e da tutti, e attorno a questi santuari si creava tutto un giro di persone che andavano andava per capire dal tutelare, dal nome tutelare del santuario, qual era il futuro della propria vita. Abbiamo visto in particolare il santuario di Apollo ad Delfi e la sacerdotessa di Apollo, la Pizia, che dava dei responsi ambigui che potevano significare sia cose positive che sia cose negative, in modo tale che in qualunque modo andasse la Pizia aveva dato un risponso che era poi quello vero, quello reale, quello che era davvero avvenuto. Ecco, attorno a questi santuari, proprio perché non erano luoghi politici, cioè non erano luoghi di proprietà di una città, attorno a questi santuari si creano delle leghe, delle leghe sacre, chiamate anfizionie. L'anfizionia era un'associazione, un'associazione di città che si impegnava a proteggere, a proteggere un santuario, a mantenerlo neutrale, a proteggerlo anche dandogli alimenti, dandogli assistenza, dandogli tutto quello che era necessario alla vita di un santuario che ogni giorno riceveva la, la visita di centinaia e centinaia di persone. Stiamo parlando di una percentuale in, in, grandissima di cittadini greci che si recavano ai santuari per comprendere qual era il loro futuro. L'anfizionia nasceva come associazione destinata a proteggere i santuari. E siccome più città concorrevano a questo, questa associazione era un luogo politico sovranazionale. L'anfizionia, se vogliamo, facendo un paragone, era un po' l'ONU dell'epoca, quindi l'organizzazione delle Nazioni Unite che non era di nessuno, ma apparteneva a coloro che in qualche modo gestivano l'anfizionia, gestivano il santuario di riferimento. L'anfizionia di Delfi, attorno al santuario di Delfi, era una delle più potenti, più importanti, perché era la più prestigiosa, una delle più antiche e quindi anche di quelle più significative per tutto quello che era il mondo greco dell'epoca infatti se tu entravi nella gestione dell'anfizionia tu potevi entrare nella gestione degli oracoli e entrando nella gestione degli oracoli tu potevi entrare nella gestione del futuro della gente in realtà i sacerdoti greci in realtà la pizia greca Poteva fornire al mondo greco un assist politico molto più grande di quello che potevano fare i confronti fra le città. Dai responsi della pizza dipendeva l'inizio e la fine delle guerre, dai responsi della pizza dipendevano scelte degli uomini, scelte politiche, scelte sociali, scelte storiche. E quindi controllare l'anfizionia, controllare il santuario, voleva dire controllare in qualche modo il destino di un'intera area geografica. Proprio per questo le anfizionie passarono ben presto da essere luoghi religiosi a luoghi politici veri e propri, dove in qualche modo si giocavano le alleanze e dove in qualche modo si mettevano in campo le squadre. Un'anfizionia contro l'altra scatenava una guerra sacra e la guerra sacra era la premessa per poi la guerra economica, sociale e commerciale. Come si vede il mondo cambia, le epoche cambiano, però poi le grandi motivazioni che stanno sotto i conflitti non sono tanto diverse. Si usa sempre la religione per essere in qualche modo sulla cresta dell'onda, avere nobili ideali, ma in realtà poi quello che è qualcosa di molto più sostanzioso e di molto più pragmatico. Le anfizionie segnalano profondamente il destino dei greci, ma riconobbero anche alla religiosità un ruolo centrale, fondamentale nella storia e nella vicissitudine greca. Di tutto questo parleremo la settimana prossima, sempre qui, sempre a storie.